La strada corre parallela al mare. La città si esaurisce con dolcezza. I condomini diventano eleganti ville a tre piani, campeggi, rimessaggi per barche, stazionamenti camper, infine una fragile striscia di dune color cenere, difesa da una recinzione di legno. Cartelli sbiaditi avvertono che si tratta di un'area speciale, protetta, il monumento naturale della palude di Torre Flavia. Un ghiottolo di sabbia osteggia gli stagni e si perde tra i canneti. Dopo pochi passi sembra già di stare alla fine del mondo, anche se in realtà le macchine sfrecciano dietro la palude e Piazza della Vittoria dista pochi chilometri. Un cartello inchiodato sulla recinzione avvisa che è vietato camminare fuori dalle passerelle, calpestare le dune, condurre cani senza guinzaglio, cogliere i gigli di mare e disturbare la fauna selvatica. Mattia rimane sorpreso che un posto simile possa essere sopravvissuto alla speculazione edilizia che ha divorato il resto della costa e si chiede fino a quando. Lo stagno è affollato come una piazza da centinaia, ma forse migliaia di volatili. L'acqua freme, le canne frusciano, ali e piume sbattono, becchi emettono fischi e versi acuti, vibrati. Ma lui non conosce gli uccelli, non saprebbe dire di che specie siano, che gli sembrano papere, aironi. Ricorda solo vagamente che in certe stagioni dell'anno abbandonano i loro nidi e si mettono in viaggio. E in verità non solo gli uccelli, migrano i pipistrelli, i caribù, i lemming, i rospi, le anguille, perfino le aringhe. E spinti da un istinto oscuro e però infallibile, abbandonano tutto, attraversano montagne, oceani, banchise di ghiaccio, continenti interi, solo per giungere da qualche parte, riprodursi e morire. La loro vita si risolve interamente in questo spostamento. I migratori che abitano indisturbati i canneti della riserva si sono fermati durante un viaggio accidentato e faticoso per riposarsi, per recuperare le forze, perché in questo minuscolo e anonimo fazzoletto di natura si sentono protetti, al sicuro. Qui nessuno può impallinarli. Ma da dunque siano venuti, ovunque stiano andando, sono solo di passaggio. E si ferma a osservarli mentre ciondolano pigri nell'acqua salmastra. Sono talmente visibili e vicini e incuranti della loro presenza, senza timore, senza sospetto, che potrebbe quasi toccarli, ma anche tirargli una pieta, prenderli a bastonate. Guarda, è un muriglione, dice Manuela, indicando la piccola anatra con gli occhi rossi, intenta a pescare i girini nell'acqua ferma. Sverna qui. E quella è un'alzavola. La puoi distinguere per la macchia verde sull'occhio. Sembra che porti una benda. Ma quello piccolo è un piropiro. Ci devono essere anche tuffetti, ma sai, si nascondono, sono molto timidi. A primavera arrivano i cavalieri d'Italia, poi gli fa notare la Gazzetta, è la cicogna bianca, snella, aristocratica. La Gazzetta scuote la cresta di penne che le incornicia la testa, si inoltra nel canneto, ritta sulle sottili zampe nere, l'ignora. Le anatre continuano a lisciarsi le piume, a frugare col becco nell'acqua e nemmeno la voce di lei le riscuote. Sono fiduciose e vulnerabili. E Mattia se ne dispiace. Manuela, anche io sono solo di passaggio, ma non ho nessun posto da raggiungere, non so dove sto andando. Manuela, però, ipnotizzata dalla bellissima cicogna bianca, ha già superato la passerella e la voce di Mattia non la raggiunge. Sulla spiaggia, battuta dal vento occidentale, solo rade silhouette che non proiettano ombra perché il sole è allo zenith. Qualche famiglia, una coppia col bassotto, in mare un temerario in muta che battaglia con il kitesurf mentre paracadute gonfiate dal vettolo sballotta impaziente sopra di lui. E più avanti, su una penisola di sabbia vanamente protetta dai frangifrutti, i ruderi di una torre sembrano sorgere dall'acqua.
Ma è quella, dice Emanuele, è lì che dovevo portarti. La torre bombardata, rotta, squarciata in due tronconi, le ricorda il minareto di Clacharà. Anche quello era stato colpito da una bomba, ma si era rifiutato di cadere. E tanti mesi dopo, ancora, inalberava il dito mozzo verso il cielo. A ogni tempesta di vento se ne sbriciolava un pezzo. Eppure su questa spiaggia, su queste dune, su questa sabbia è passata la guerra. Abbiamo una storia gloriosa, ma siamo sfortunati, dice Manuela, non è rimasto quasi niente. Pensa che una volta i senatori romani da noi ci venivano in villeggiatura. La villa di Pompeo era da queste parti, c'erano anche la villa di Sallustio, di Murena, d'Eliogabalo. A Totila ha reso tutto il suolo nel 547. Poi i barbari non hanno lasciato in piedi neanche un muro. E poi nel Medioevo i nobili che avevano qui le loro tenute hanno costruito torri, castelli, casali fortificati. Questa torre era romana, poi ha fatto parte del sistema di avvistamento costiero e c'era una guarnigione coi cannoni fino all'800. Ma ne sai di cose? Scherza Mattia. Sono una guida turistica, dice Manuela con noncuranza. Ma credevo fossi un maresciallo, esclama lui. Beh, era la mia prima vita, sorride lei. Quando ho finito il mio anno da soldato ero arrabbiata, disillusa, non ho chiesto la rafferma. E allora ho trovato lavoro in un'agenzia di viaggi di Civitavecchia, collegata con le crociere del Mediterraneo.